State ascoltando SideQuest. SideQuest. Oggi col 100% di Fabio in meno, ma il 100% di Giacomo in più. Sì. Sono settimane di ritorni queste qua. Ebbene sì, non ho, però Fabio che si ripresenta come la peperonata del giorno prima, ma a volte poi se ne va. In realtà Giacomo è qui per rimanere, se abbiamo capito bene. Se tutto va bene, la peperonata rimane dove deve rimanere. Sì. La mia intendo, non quella di Fabio. Esatto. Siamo molto molto felci di questa cosa. Felci. Yeah. Sì. Esatto, vegetali anche. Antiche piante potenti. Esatto. Piante semplici piene di seme, sì. Sì, questo è molto vero. Cosa giochiamo stasera? È perché Alice è... Lasciando e carezzando un manuale di che una... cosa giochiamo in modo manuale, tra l'altro, pazzesco. Esatto, un manuale cartaceo per una volta, non una cosa digitale che nessuno può toccare e accarezzare e tastare. Beh, rotto le palle comunque. Esatto. Non è che adesso diventa fisico Prisma, non è che sì. Dovete farmelo pesare. E... sì. Beh, comunque sia, giocheremo a Cotra. Yeah. E la domanda è, ma non Household? La risposta è sì, giochiamo sì. Ad Household, stiamo facendo... Allora, Alice ha detto, facciamo... una one shot in Cotra. La one shot sono diventate 6 puntate, perché come sapete il suo rapporto con le one shot di Alice è conflittuale, molto conflittuale. In realtà non sono veramente 6 puntate, saranno 12 per voi. Ah, giusto, non 6 sessioni. 12 puntate per voi, ma 6 per noi. Appena finisce Cotra cominciamo Household. No, non è vero, perché ci saranno c'è un mese speciale prima. Ma scusate, ma se noi facciamo 12 puntate adesso? State, ma la matematica è un'opinione. I mesi sono. Allora, se per Alice 6 e 1, 12 non è 4. Finisce a settembre, Claudio. Sì. Esatto. Come il mio personal trainer che mi diceva che non è che la week dura una settimana e il mesociclo dura un mese. La risposta è trattandomi come un deficiente. Ma perché la chiami week? Scusa. Va bene, quindi noi ci stiamo dicendo perché che debole. Dopo, ecco, WEAC, quindi dopo Cotra giocheremo. O nel mentre Cotra. Esatto, dipende quando cambia. Nel canale destro avrete Cotra, nel canale sinistro dell'auricolare. Esatto. Giocheremo anche, faremo il nostro mese tematico estivo, che non vi diciamo ancora che roba sarà. E poi dopo giocheremo a Household nell'autunno della nostra vita. Nell'autunno. Quindi il discorso è che, quindi, se ho capito bene, noi giochiamo Cotra. Cominciamo a giocare Cotra adesso. Dopo. Esatto, per alleggerire un po' i toni. Dopo l'estate faremo il mese estivo. Esatto. E dopo nell'inverno giocheremo la stagione autunnale. Che è Household. Perché non ci sono più le mezze stagioni. Mm. Esatto. Neanche quelle vere. Esatto. No, okay. È vero, c'è la mezza estate. Comunque, qualcosa agli ascoltatori dobbiamo darlo, almeno per avere un po' di spunto. Il tema di quest'anno, del mese specifico, non sarà broccoli. Esatto. A ogni puntata escluderemo un tema, fin quando sarà rimasto uno degli 13 temi del mondo. Sì, sì, sì. Comunque esatto. No, i broccoli no, quello no. No, sarà qualcosa di non verde. Ci puntiamo sui broccoli. Davvero? Sì. L'anno prossimo faremo i broccoli. L'anno prossimo potrebbe essere il mese scorso, peraltro. Esatto. Non sappiamo più niente. L'abbiamo già fatto, Claudio. Shut up your week. Io settimana. Allora, bene. Quindi Cotra. Cotra, ecco, quindi noi ci accingiamo a partire con quelli che sono i meccanismi di base per creare le nostre macchine. Cotra è Knights of the Round Academy. Esatto, certo. Sì, grazie Giacomo. Noi diamo effettivamente per scontato che chiunque ci ascolti conosca Knights of the Round, però la realtà è che noi continuiamo ad avere nuove persone che cominciano ad ascoltare. Veramente? Sì, il perché podcast. Lo fate? Perché sono tornato io. Sì. Ah, ok. Sono i tuoi fan. Sono le mie fan. Ci sono diversi tipi di persone che ascoltano i podcast. Alcune persone partono dal fondo invece che dalla cima. E questo cosa significa? Sono gusti. Che sì, esatto, ma potrebbero effettivamente non sapere cos'è Night of the Round. Quindi, cos'è Night of the Round? In due parole. Dovrei darlo io? Sì, certo. Ah, giusto. Allora, per voi che volete giocare i giochi nel Giappone, tipo anime giapponesi con i robottoni, Cotra è il gioco che fa per voi, dove potete giocare delle nuove matricole in una scuola tipicamente giapponese, quindi tutto con le vostre divise, tutte le vostre cose varie, così, tentacoli, mica tentacoli, cose così. Classica scuola giapponese. Sì, esatto. Certo, giapponese. E robottoni, questo è il gioco che fa per voi. Ovviamente non parliamo di Real Robot, quindi cioè non è un gioco simulazionista dove i robot hanno una base scientifica, è più uno shonen, il genere di riferimento è lo shonen, e ci sono pure i robottoni, perché no? Esatto. Oltre a questo c'è un... provate a tenerli fuori i robottoni se vogliono entrare. Perché si chiama Knights of the Round Academy? Perché parla di un'accademia di ragazzini, di giovani matricole. Molto appunto. Rotondi. Assolutamente sì. Pieno di cavaliere.
e abbiamo una lore legata al ciclo arturiano, quindi l'ambientazione sarà su questo pianeta chiamato Britan e avremo molte cose legate ad accenni del ciclo arturiano, quindi abbiamo Merlino, avremo Morgana, avremo vari cavalieri della tavola rotonda. Non spoilerarci tutto però, sono passati tipo quasi mille. Ma quindi usiamo la lore di base o allora, facciamo? Sì, io userei la lore di base per quanto riguarda il fatto che siete sul pianeta Britan e le varie diciamo stirpi sono quelle presenti nel manuale, qua proprio per avere un contesto del non stiamo a fare il giri troppo assurdi, sì, del... basiamoci su quello che c'è, esatto, basiamoci su quello che c'è, poi la storia e magari il contesto diciamo del vostro anime, mettiamola così, del vostro shonen, me lo definirete un pochettino, lo definiamo in questa puntata. Ok, quindi personalizziamo un attimino quello che c'è. Esatto, okay. Esattamente. Okay. Però partirei dalla base, in questo modo non stiamo troppo a fare voli pindalici. Con la L. Pindalici. Va bene, vedi. Voli pindarici. Pindarici. Findarici. Pensavo l'indarici. Fingarian. Raccoon. Era Raccoon Tool. Era Rakakuil. Rakakuil. Guardate Everything Everywhere All at Once. Mamma mia, esatto. Bello. Sì, molto bello. Soprattutto non siamo sponsorizzati da Everything Everywhere All at Once. Lo siamo? Soprattutto del mondo parallelo del Raccoon. Esatto. Raccoon. Bene, ragazzi. Ok, ragazzi. L'ho detto. Ragazzi. No, matricole. È Raccoon. Era... Il dio sole. Ditemi. Bene, matricole. Definiamo le matricole. Ok, questo... 1, 5, 9, 7, 2. Stavo per dirlo io, mentre Serena è troppo più intelligente di me. Infatti lo era. A questo punto partiamo da creare una matricola. Iniziamo da zero, perché così se già non vi eravate fatti dubbi su come si inizia a giocare a Cotra, noi ve lo ribadiamo. Grazie Alice. Ok. Che voi lo vogliate o meno. Esatto, che voi lo vogliate o meno. E poi noi dobbiamo fare la puntata a zero. Quindi beh, sono cazzi vostri. Non è importante, nel senso che voi lo vogliate o no, noi dobbiamo fare la puntata a zero. Quindi noi lo facciamo e basta. Ma non è, poi non giocheremo necessariamente questo gioco. Però noi dobbiamo fare, esatto. Ci hanno detto qualcuno fuori, ci hanno pagato, ci hanno detto che dobbiamo fare la puntata a zero. Questo podcast è sponsorizzato da puntate zero. Esatto. Allora, la prima cosa da fare, tra l'altro, dove non vinci mai. Esatto. Vinci sempre, ma punti zero, esatto. Allora, per creare la nostra vostra matricola, prima cosa che dovete fare è scegliere il nome. Perfetto. Il nome è consigliato seguirlo secondo il tema del ciclo arturiano. Assolutamente. Fantasizzandolo un po'. Esatto. Ovviamente la questione è che non è che siete obbligati a tenere un personaggio del ciclo arturiano, ma almeno siete un pochettino più nella lore. Ovviamente perché il nome è molto importante per tre cose. Allora, fare l'appello in classe. Ci si deve chiamare così, avere un'idea della famiglia, della propria matricola, mettere in gioco la propria reputazione, perché ci sono casi in cui metterete proprio come tratto il vostro nome, e poi ritirare i dadi una volta a sessione, perché richiamate quello che è, siete voi stessi, cioè ci mettete tutti voi stessi. Io sono questo, nessuno può negarlo. Esattamente, proprio come nel contesto di un anime giapponese dove il nome è importante. Giusto. Bisogna. Io l'ultima volta avevo fatto Seal, che era una signorina, quindi questa volta farò Dagonet, che è un maschietto. Ok. Avete un... Io fino a ieri ero un signorino, quindi farò una signorina solo per andare contro Claudio. Molto bene. Però non so ancora il nome. Contro, però in maniera romantica, spero. Non lo so, devo ancora decidere. Sicuramente ci sarà una relazione. Dovevo decidere se con la mia mente o con i miei pugni. No, io farò Viviana. Oh, ottimo, oh, giusto. Beh, sì. Vivi, spazio. Ovvio. Molto Final Fantasy, peraltro, Vivi. Giusto, è vero. Pazzesco. Io direi che come faccio invece il maschietto, Lamar. Lamar, ok. O anche Tamar, a seconda dei momenti. Kendrick Lamar, però. Certo. E allora una ragazza, quindi vediamo un po', un nome arturiano che mi può piacere, a parte Blanche Fleur, che è molto carino in realtà. Il cognome potrebbe essere Blanche Fleur. Tanto probabilmente sarà una Britain o qualcosa del genere. Sì. E di nome... Belliona. 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 No, 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 no
Sì, scusa, ma è questa... Ma Atollah è un nome del ciclo arturiano? Evidentemente sì. Ah beh, sì, sì. Ah sì, ma è Ayatollah l'altro, dai. Giusto? In realtà avrei voluto pensarci di più, ma ho deciso... Questa è molto carina, effettivamente. Hélène è un bel nome, Hélène Blanchefleur. E allora Hélène Blanchefleur sia. Okay. Perfetto. Segnatelo. Eliana Biancofiore. Biancofiore. Vuoi la matita? No, voglio una cosa che non sia morbida su cui scrivere, perché il mio foglio si buca. Ok, allora anche, risposta. Anche no. È drogato il suo foglio. Vuoi, vuoi questo fogliettino qua da mettere sotto? Perché cambia un po'. Ma sono due fogli. Vedo che oltre che un'esperta le due. Vabbè, sono a posto, posto. Ho risolto con un tavolo pazzesco. Sì. Possiamo arricciare questa roba qui. E ho scritto Eliana Blanche, quindi dovremmo fare solo Eliana Blanche. Con solo una, come si chiamano questi? Tappetino. Playmat. Con solo un tappetino. Con solo un playmat, un foglio di carta e un tavolo. Giacomo ha inventato un tavolo. Ok, dopodiché, la seconda cosa è scegliere la propria stirpe. Avete già un'idea di cosa fai? Cosa... Io non faccio il sangue di drago perché... Certo. Beh, però elenchiamoli perché... Sì, allora, ci sono gli android che sono esseri biomeccanici creati in laboratorio e ora indipendenti. Avalon, gli eredi estremamente longevi dei primi umani arrivati su Britann. Gli Avaloniani, sì. Poi i Breton, che sono umani del ricco regno di Camelot. Le colonie, ovvero gli umani che abitano ancora le colonie orbitali. Mm-hmm. I sangue di drago, che sono umani mutati dalle radiazioni delle particelle Dragon. Che è un po', diciamo, esatto, sono un po' la magia di questo mondo, le particelle, esatto, Dragon, sì, diciamo, sì, così. Poi ci sono i Saxon, che sono umani del vasto impero di Saxone, che sono quelli un pochettino meno... Hanno il jazz nel sangue. Che sono più legati... Ah, no, non... Cioè, sono un po' più, come dire... L'impero cattivo, insomma. No, non è che sono l'impero cattivo. Allora, diciamo che i Saxon e i Breton si sono fatti guerra per... È come se fossero appunto i Sassoni che dal nord arrivano, esatto, e portano un po' di brutalità nel mondo della Bretagna. Sono un pochettino più terra-terra nei modi, sono... Sono l'impero romano contro i Celti. Se vuoi mettere così, sì, sì, se vuoi andare a vedere le tematiche dei Saxon, viene fuori. Come dare i robot giapponesi ai cattivi di Mad Max? Sì, no. Vi dico anche. Paragone perfetto. Sono sicuro che, Claudio stava pensando esattamente, esattamente quello. Aggiungo anche l'ultima stirpe: sono i Side, ovvero muta forma senza fissa dimora, che sono una delle stirpi presenti sul pianeta già da tempo. Allora, io, se posso, dato che volevo farli, cioè nel senso, sono la mia seconda scelta sempre, sì, dopo i sangue di drago, farei un android. Ok, vi descrivo anche i Saxon, da quello che devate. L'impero Saxon occupa la maggior parte di Britann, ma i suoi territori sono selvaggi e aspri, motivo per cui i Saxon si sono dovuti abituare a vivere ingegnandosi con le poche risorse naturali che hanno. Le città Saxon vengono in genere costruite sottoterra o nei fianchi delle rocciose montagne che riempiono l'orizzonte, per cercare di estrarre quel poco di respiro di drago che riescono a raccimolare. I signori della guerra Saxon incolpano Camelot e i Breton per questa scarsità di energia, accusandoli di aver prosciugato le risorse naturali del pianeta. Beh, i temi da esplorare sono scarsità di risorse, vita di frontiera, guerra incombente. Mad Max aveva ragione. Hai ragione, infatti. Mediocre. Esatto. Tratti mediocre, cioè. Mediocre. Cioè, mediocre, cromato. Ammiratemi. Esatto. Avete domande sulle altre stirpi? Io che pensavo di giocare il Breton, se volete dico cos'è secondo me il Breton, così sì, facciamo un breve, esatto, riassunto. Tu Breton per me, per come l'ho sempre inteso, è appunto come obiettivo di chi gioca il Breton è esplorare il lato delle famiglie nobili. Cioè, quindi tu sei in genere un cadetto, oppure anche potresti essere l'erede, questo non è certo, però sei un ragazzo o una ragazza. Quindi sei un giovane con un nome importante sulle spalle, che affronta con delle aspettative molto alte, sia sue che della famiglia, l'entrata in un'accademia. Meraviglia. Io appunto mi lancerei sull'android perché ho sempre subito fortemente la fascinazione di tutto ciò che sta a metà fra il, come si dice, fra il biologico e l'artificiale e il transumanesimo. Esatto, cioè nel senso c'è una vena di cyberpunk in tutto questo, anche se in realtà
non è quello il carattere principale degli Android. E appunto io quando ho fatto, nonostante Sil mi sia piaciuta tantissimissimissimi, uno dei personaggi che mi è piaciuto di più che ho interpretato, mi è sempre pianto il cuore non aver fatto un Android, quindi certo. Allora io comunque leggo anche cosa sono gli Android. Sono esseri biomeccanici sviluppati dal dottor Merlin, che sperava di sostituire i Knight. Gli Android sono legati al respiro del drago a un livello profondissimo, tanto da essere influenzati sia nell'aspetto che nel carattere del tipo di radiazioni che consumano. Re Pendragon ha riconosciuto la loro indipendenza dopo la battaglia di Lyonesse 30 anni fa, chiedendo loro di rimanere a vivere a Camelot per aiutare il Round a sviluppare una tecnologia Knight migliore e più sostenibile. Nessuno sa veramente quali siano le potenzialità degli Android, anche se la loro capacità di manipolare l'energia del respiro a mani nude li rende importantissimi nell'economia e nello sviluppo scientifico di Camelot, nonostante il dottor Merlin nutra ormai seri dubbi su di loro. Perché è un pezzo di merda. Quindi è temi da esplorare, post-umanesimo, anima e intelligenza artificiale. Esatto, che sembra. Io ho scelto i Side perché sono molto carini, sono molto cavoli, sì. Come cosa, mezzi animaleschi, insomma, ci vedevo, gente che se la deve un po' cavare, un po' giocosa, quindi non so, mi sembra un personaggio molto carino, molto... Adesso vedremo se per una volta si riesce a fare i Side non tabù. Vabbè, è un caso che... Non è un caso, è una regola, io una tutte regola. Le cavolo di sessioni, di, come si dice, di campagne di Night of the Round, il Side è sempre tabù, una cosa. Perché è bello, ma secondo me è più bello mutafo. Ah sì, a me piace un sacco l'idea del io non l'ho mai neanche considerato tabù. Davvero? Ho sempre pensato. Io l'ho sempre. Tutti quelli. Almeno io non l'ho mai giocato. Ma tutte le volte che ho giocato è stato giocato come mutaforma dagli altri. Anche a me il Side mutaforma, infatti, era la mia seconda scelta, ma invece sceglierò la stirpe di Avalon. Oh, la mia! Perché ho un debole per il ciclo di Avalon. Allora, adesso io leggerò cosa vuol dire essere un Side. Ovvero, i Side sono tra le popolazioni autoctone di Britain, quelli che meglio si sono adattati all'arrivo degli esseri umani diversi secoli fa. Breton e Saxon li chiamano piccolo popolo a causa della loro capacità di mutare forma in piccoli animali, come volpi o gatti, capacità che li rende anche ottimi come spie e infiltratori. Nonostante queste loro capacità, un Side difficilmente viene convinto a portare a termine un compito che lo diverte in qualche modo, eppure essendo notoriamente mercenari, non è per con i soldi che comprerete i loro servigi. Non esistono vere e proprie città Side, ma è probabile che trovate piccoli gruppi di Side in ogni città umana. Quindi i temi da esplorare sono vita nomade, tribalismo, animismo. E invece tu, Sere, mi hai detto che vuoi fare Avaloniana. Il popolo di Avalon è uno dei più antichi di Britain. Erano qui prima dell'arrivo degli umani e saranno probabilmente qui quando l'ultimo re umano avrà occupato il proprio trono. Con lunghe orecchie a punta e la pelle completamente bianca, gli avaloniani si riconoscono facilmente ma raramente escono dai confini della propria isola. La loro società matriarcale premia il merito più che la discendenza, ma molte delle loro leggende e delle loro profezie parlano dell'importanza dei legami di sangue, rendendo gli avaloniani un popolo segnato da un profondo dualismo, continuamente divisi tra futuro e tradizione, tra famiglia e dovere del senso verso la comunità. I primi Knight sono stati costruiti da loro per difendere Avalon, e il dottor Merlin, un avaloniano in esilio, ha sviluppato i suoi Knight a partire da essi. Temi da esplorare, tecnologie perdute, oddio sto morendo, dovere, lealtà, isolazionismo e razzismo. Ovviamente ragazzi potete fare anche il mezzo sangue, che ovviamente poi prenderà dei tratti misti delle varie razze. Se non è questa la scelta, comunque. Cioè, avevo pensato a fare Breton Saxon, cioè quindi in realtà mezzo sangue. Bellissimo. Okay. Però non lo so, adesso ci rifletto. Entro la fine della puntata. Mezzo Saxon. Mezzo Saxon. Ok, comunque avete scelto quello che è la stirpe. Mm-hmm. A questo punto c'è da scegliere quelli che sono le eredità riguardanti al. Allora, le vostre stirpe. In pratica ogni stirpe ha accesso a una di quattro che caratterizzano nello specifico chi sei all'interno, cioè non chi sei, però qual è il tuo tratto distintivo, cioè qual è una tua capacità distintiva all'interno di questa stirpe che ti distingue dagli altri della tua stirpe, ma soprattutto dalle altre stirpi, qualcosa di un po' esclusivo. Sì, un po' più esclusivo, esatto, tipo adesso ti dico quelle dell'Android, certo. Ti dico il titolo, poi dopo se c'è uno che è AI, biologica, quando cerchi di comprendere lo stato d'animo di qualcuno puoi fare affidamento ai tuoi sensi biologici, leggere i dati. Poi hai doppio core, scegli un secondo elemento a cui sei affine e segnalo nello spazio stirpe della tua scheda.
Poi dopo ti posso leggere più nel dettaglio se ne hai bisogno. Interfaccia biomeccanica, puoi letteralmente parlare con le macchine come fossero creature viventi. Il mio personaggio di esatto. Tanto non ti rispondo. Idrante, tratto orale. Esatto. Memoria nel Graal, riserva un tratto della tua scheda come unità di backup. E ogni sessione puoi sostituirlo con un tratto che preferisci. E prendo il doppio core, ragazzi. Allora, il doppio core è bellissimo. Dai, okay. Memoria del Graal è forte. Eh sì, esatto. Perché Memoria del Graal è il tratto per chi vuole fare un po'. Ma siccome Claudio non è forte. No, assolutamente, non sono forte, non voglio. La cosa bella del doppio core è che posso, secondo me, spingere molto sulla dualità uomo-macchina. Esatto. Spingere ancora un po' più sull'acceleratore il discorso legato a tutte le segmentali cyberpunk. Sì, comunque per dirti, allora, il secondo elemento a cui si affine segna lo spazio stirpe della tua scheda, puoi usare quell'elemento come se fosse il tuo core base e puoi anche creare combo creative con i due core. Certo. Quando qualcosa ferisce il tuo core, devi considerare la stirpe come se fosse un core, ma scegli tu quale core viene ferito. Mica male. Se qualcosa ferisce la tua stirpe, non avrai più accesso al core secondario. Chiaro. Il core tra poco scoprirete cos'è per chi non lo sa, ma è una parte molto importante del personaggio. Il cocoro. Non esattamente, però ci si avvicina. Poi vediamo quello di Avalon. C'è un legame atavico. Il tuo legame con Avalon è così forte che concentrandoti puoi accedere alle memorie collettive delle Avalonani. Ok? Quindi ti ricordi un botto di robe. Poi onore al merito. Ogni volta che un'altra matricola ottiene un successo pieno, le tue parole di incoraggiamento possono farle recuperare di 6 punti limite. Come se fosse tanta roba. Un trionfo. Sangue antico. Il tuo sangue è intriso del respiro del drago, più di quello di un sangue di drago. Sei immersa nelle particelle drago. Esatto. Poi turista. Hai abbandonato Avalon da tempo, non importa perché, e quindi hai viaggiato in diversi luoghi, hai un bonus. Sì. Sei un po' meno isolata degli altri avaloniani. Esatto, sei un po' meno spaesata degli altri avaloniani. Dimmi un po', che cosa ti attira? Penso al legame atavico. Ok, quindi il tuo legame con Avalon è così forte che concentrandoti puoi accedere alle memorie collettive degli avaloniani venuti prima di te. In questo stato di trance, i tuoi avi guidano le tue azioni e puoi accedere a poteri a te altrimenti preclusi. È un po' tipo l'albero madre dei navi. Puoi usare una tecnica base di un job che non possiedi, come se fosse tua, spendendo 2 punti limite, oltre a eventuali punti da spendere per la tecnica che vuoi copiare. È interessante perché dà un sacco di possibilità. Esatto. Sia di ruolo sia di meccanica. Poi Breton. Sì. Hai. Dimmi che. Qua dietro. Ah, no, Serena chiedeva dove segnarlo. Ha indicato dove vanno segnate le cose sulla scheda. Sì. Non stava indicando nessuno alle nostre spalle, credo. Qui dietro, oddio, che ha le spalle? È dietro di te. Allora, abbiamo affinito. Tu ti devi ricordare che cos'è? Sì, no, deve essere fatto. Doppio core, tu invece. Legame atavico. Ok. Allora, invece te, Giacomo, hai la possibilità di affinità elettiva. Quando aiuto ricevi aiuto da uno spirito affine, puoi raddoppiare l'aiuto che ricevi. Popolano. Quando aiuto ricevi aiuto, puoi raddoppiare l'aiuto. Chiamate aiuto! Aiuto. Popolano, appartiene al popolo di Camelot, e questo ti riempie d'orgoglio. Non lo voglio neanche sentire. Poi, hai sangue nobile. Sì. È casata nobiliare. Anche l'altro è bello, anche l'altro. E talento naturale, scegli un job aggiuntivo se nello, nello spazio stirpe. No, sangue nobile, perché vorrei giocare appunto la parte di... rapporto. A parte spocchia con tutti gli altri protagonisti, ma soprattutto anche... il peso di portare un nome in un'accademia. Quindi appartiene a una casata nobiliare, che tu lo sappia o meno. Una volta per sessione puoi fare leva sul tuo lignaggio per ottenere piccoli favori da un personaggio secondario che vedrà in te qualcosa di nobile e antico a cui potrai portare il dovuto rispetto. Fai la prova senza difficoltà. Yeah. E infine andiamo a vedere il Side. I Side. Sì, del Side a girovagare, mutaforma, la forma del respiro è tabù. Sì. A me in realtà sono indeciso se mutaforma è quello più istintivo, sì, ma anche più... la forma del respiro non è male, perché puoi fare modellare il... quando modelli il Knight. C'è da dire che non è detto che useremo spesso il Knight. Esatto, difatti è quello, quindi mutaforma, easy allora. Yes, che vabbè, questo dobbiamo raccontare. Cosa sono i Knight, i cavalieri? Ah, giusto, è vero. I Knight sono i robottoni. I robottoni che tendenzialmente ogni matricola prima o poi avrà accesso. Sì, teoricamente più poi che prima, le matricole fino, se non mi sbaglio, del primo anno non ce li hanno i Knight, ma per qualche strana ragione poi le matricole che vengono giocate ce li hanno sempre prima. Ma siccome nella sigla ci siamo noi al centro che corriamo. Esatto.
Poi abbiamo il core. Eccolo qua. Il core rappresenta l'elemento a cui una matricola e il suo knight sono legati. E quindi la questione è che rappresenta una cosa molto importante del personaggio. Il core può essere declinato in diversi modi a seconda che voi vogliate usarlo nella prova, ma che lo vogliate usare anche in termini narrativi. E non è detto che debbano essere proprio degli elementi, solo elementi standard. Cioè un core può anche essere legato alla musica, può essere legato al tempo, allo spazio, al vuoto, proprio perché... Quindi può essere da un elemento a un concetto, esatto, esattamente, alla luce, all'ombra. Avete qualche idea? Sì, io ho un'idea molto chiara. Nonostante io abbia scritto una cosa che sembri alpaca, come giustamente ha detto Giacomo, non ho il core degli sputi, no? Anche se sarebbe molto bello. È alpaca. È alpaca, sì, palesemente. State zitti. Allora, io innanzitutto ho deciso che il mio essere... Cioè, in realtà io mi chiamo Dago. Okay. Io mi chiamo Dagonet perché è dago.net, perché io sono una, come si dice, sono collegato costantemente a una rete neurale. Va bene. Okay. Anzi, in realtà sono probabilmente il download in un corpo, esatto, di qualcosa che sta in remoto, ok? Mm-hmm. E dato che dobbiamo fare le tamorrate, giustamente, cioè, come si dice, di solito si storpiano i nomi arturiani. Io ho il doppio core perché I miei due core sono Alfa e Omega. Sono gli inizi e il termine, le fini. Okay. Quindi tutto ciò che riguarda qualcosa che comincia, che nasce, che è nuovo, è tutto ciò che si conclude, si spegne. Sì, e io sono fatto. In realtà mi sono probabilmente scaricato in un corpo perché non si supponeva che io in realtà fossi qualcosa di diverso da un'intelligenza che doveva speculare sul senso dell'universo. Però poi quello che è successo è che qualcosa è andato o storto o molto storto o molto dritto. O molto dritto, esatto. E quindi quello che è successo è che io ho chiesto di vivere una vita e di conseguenza sono stato trasportato nel corpo di un android e sono andato a scuola. E la risposta era 42. Sì. Alla fine è scoperto. Però per adesso non l'ho ancora trovata. Quando arriverai a Omega. Sono a 38, esatto. Però uno dei tuoi tratti, 42. È un grande super cazzo, però mi sembra carino. Ho un tema da affrontare. Dai, con due core Alfa e Omega mi sembra bello. No, è carino. Per i tuoi limiti non è male. Bene. Anche perché ha scritto Alpaca. Alpaca e Omega. Alpaca è omaggio, c'è scritto veramente. Lui può regalare Alpaca. Ok, altre idee per i core? Allora, io ce l'ho un po' vaga, magari aiutatemi a definirla. Mm-hmm. Sì. Perché a me era venuto in mente dominio, mm-hmm, inteso come una persona nata con l'istinto e la capacità di essere superiore agli altri. Corte la spocchia. Esatto. Mm. Bene. Però non vorrei che fosse il tratto portante positivo del personaggio, ma un po' il peso che lo schiaccia. Nel senso che comunque hai un nome importante per il tuo istinto e il tuo core, tu sei abituato a primeggiare, eccetera, ma... comando. Allora, infatti, secondo me sarebbe bello scrivere qualcosa nel core che poi si riverberi in maniera tra virgolette negativa sul difetto. Ok, cioè, sì. Per esempio, che cosa ne so, dipende molto come te lo vuoi, te lo vuoi vivere. Però se tu come core hai appunto il comando, ma come difetto hai, cosa ne so, l'insicurezza, certo, o la solitudine, diventa interessante, perché il fatto di avere l'idea era quella, cioè volevo cercare di crearmi una dualità per dare la... Vabbè, ci penserò, questa è la base, ma se gli altri hanno un'idea li lascio parlare, intanto definisco. Allora, io penso di scegliere uno abbastanza classico, che è l'acqua, okay, perché ha un legame con la sua stirpe, comunque, sull'isola di Avalon, soprattutto con la Dama del Lago, che è Viviana. In più rappresenta anche molto il carattere del personaggio, che è un carattere placido, che si lascia scivolare addosso le cose e si lascia anche un po' trasportare, tra virgolette, degli eventi senza interagire attivamente, quindi un po' con passività. Bellissimo. Bello, bellissimo. Bello. Senza forma come l'acqua. Sei Bruce Lee. Domanda, ma il core deve essere qualcosa di astratto a prescindere? No, assolutamente. No, può anche essere appunto fuoco. Lasagne. Cioè, no, ho capito, ma tipo può essere, non so, una cavolata. Perché io pensavo un animale, come se fosse un companion. Allora, no?
Più, allora, il companion diventa allora, a parte che sì, puoi. Ok, ma però se no ho un altro ragionamento. Allora, c'è tipo in realtà fauna. Allora esatto, potrebbe essere degli animali, esatto. Ok? Esatto. Perché il discorso cos'è? Che se il core non è in senso stretto vietato, però se tu metti, cosa ne so, Fuffi, che è il tuo pet, cane, okay. Se ti feriscono il core, ti feriscono lui. Certo. E a meno che tu non sia per qualche strana ragione sempre con te, esiste la possibilità che non entri in gioco. Io, per esempio, sì, l'aveva il core dei demoni, okay. Evocava i demoni dappertutto, okay? Quindi in realtà potresti mettere animali. Se vuoi fare una cosa più particolare, puoi anche mettere un animale nello specifico, no, ma che è per qualche ragione. Allora, piuttosto no, piuttosto metto natura. Oh, mm-hmm. Ok. Sì, natura, sì, inteso, cioè io me lo immagino, visto che me lo immagino un personaggio, adesso non so arrivato da dove, ma che è sempre un po' vissuto per i cavoli suoi, no? Me lo immagino come una persona che sia più in sintonia con ciò che è naturale che con ciò che è artificiale. Okay. Quindi non solo gli animali in senso stretto, ma anche magari le piante, sì, cose di questo genere. Sì, 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 sì. Sì, allora tieni conto che poi questo, il core viene utilizzato, cioè viene declinato con... narrativamente o anche come utilizzo per fare delle cose, quindi trova anche un modo che magari puoi, in cui puoi utilizzarlo. Sì, no, beh, ce ne sono molteplici, cioè come natura, ecco, cioè come, cioè diciamo che può starci magari a livello di influenza della natura o comunicazione con la natura, magari non ti vedo magari fare dei terremoti. Ah, no, 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 cioè io me lo immagino come, immaginati una sorta di creatura che, nel senso, vede la natura come la legge che lo anima, ok? Quindi laddove, non so, c'è un campo florido, vuol dire che è un posto dove c'è il bene in generale, se non crescono le piante vuol dire c'è qualcosa che non funziona. Anche di lettura del contesto, sì, sì, sì. Di interazione. Cioè se un albero ha un tronco molto robusto vuol dire che è un posto dove magari accamparsi, che ne so, cioè, capito? Sì. Però non vorrei che magari, visto che se ne ha scelto acqua, sia... un po' troppo vago, cioè nel senso sia il suo sia un sottoinsieme, allora, o piuttosto che... Io la intendo come di Serena, come la capacità di influenzare l'acqua e utilizzare l'acqua, cioè nel senso è molto più dell'elemento acqua. Sì, io non me lo vedo come una cosa che io governo la natura, cioè nel senso è più un legame, esatto, quasi. Più un legame... No, ma poi comunque non è una questione di ampiezza o di potenza, perché in realtà considera... Allora, te la dico proprio male. Tu lo porti in gioco... come un tratto di not the end dal punto di vista narrativo, certo. E questa cosa ti permette di influenzare le meccaniche. È più un come ti vivi il personaggio che non quanto è forte, quanto è potente. No, il fatto che cazzi. Sia specifico, anche perché io potrei anche mettere una cosa iper specifica, tipo non so, gli ingranaggi cinetici, certo. Ok? È un anime, me li posso, gli ingranaggi cinetici sì, possono comparire dal nulla, cioè quindi posso averceli sempre, non è un problema di potenza o ampiezza, ecco. Ok, a posto. Sì, e poi vabbè, comunque è da regolamento, cioè nel senso, a seconda di quello che tu vorresti fare col tuo core, può esserci o no un costo, cioè se è una cosa da... Vabbè, chiaro, quindi è limitato da quello. Esatto. Se è una cosa mondana, cioè con l'acqua, se lei vuole riempire un bicchiere d'acqua, può farlo probabilmente senza prova, sì. Se vuole deviare un fiume, sarà una roba molto difficile. Certo, c'è un costo, esattamente. Io ho riflettuto un po', ho pensato di renderlo con sovranità, ovvero il core della sovranità è inteso proprio come una naturale predisposizione, anche un po' soprannaturale, a imporre il proprio dovere, il proprio volere. Esatto. Sì. E come suggeriva prima Claudio, vorrei fare qualcosa su un difetto, quando arriveremo ai difetti, che controbilanci e dia un po' di dualismo e di difficoltà su questa cosa. Certo, ci sta. Ok, perfetto. Allora, a questo punto si va a segnare cosa rappresenta la vostra anima. La vostra anima è quello che appunto i giapponesi chiamano il kokoro. Kokoro rappresenta la parte più intima della vostra matricola, quella parte di sé che definisce il proprio io. Quindi la questione è che è un tratto che difficilmente cambierà, muterà, rappresenterà la pietra su cui è costruita in giro intorno la vostra matricola. Ci sono diversi approcci per gestire la propria anima. Un'anima può essere legata al passato, può essere legata al presente, può essere legata al futuro o anche chi sei all'interno del gruppo. Quindi come dicevamo, si può anche essere una tsundere, una yandere, o anche quello che il leader o quello che ti rappresenta all'interno del gruppo. Se si va a pensare al passato, puoi anche essere un orfano, un ex qualsiasi cosa, un pensionato, no? Un altro gioco,
il presente è quello che sei attualmente e quindi come ti senti nel contesto, il futuro è, che ne so, destinato al trono. E infatti io pensavo a qualcosa del genere, tipo non destinato al trono, però l'idea di appunto erede designato, per esempio, cioè sì. Tu sai che sei quello che dovrà guidare l'eletto. La famiglia. L'eletto, sì. Vedi? Anche il mio qualcosa del genere, nel senso che il mio è una valoniana ma relativamente giovane, e il fatto di avere i legami con le memorie precedenti per una leggenda valoniana eccetera ha fatto sì che lei fosse la reincarnazione, comunque la memoria di uno dei personaggi leggendari di Avalon, che era appunto la dama del lago Liliviana, e quindi fin da piccola è stata cresciuta come se fosse la predestinata. Questo in realtà ha influenzato molto su, diciamo, il suo carattere, che è più timido e introverso eccetera, facendole un po' peso anche con queste aspettative del suo popolo e della sua famiglia. Ok. Tu, Cla? Io vorrei mettere qualcosa come, cioè, di simile a analista predittivo, piuttosto che non intelligenza stocastica, che non è una parolaccia. L'intelligenza non è una brutta parola. Assolutamente no. Perché quello che vorrei fare, perché l'ho visto adesso così, è sviluppare su due sulle due metà della scheda in maniera molto divisa fra loro. Quindi l'alfa tutto legato all'ottimismo, agli inizi, alle possibilità. L'omega tutto destinato alla cautela, al fatalismo, al fatto che le cose possono andare male, alle conseguenze. E quindi qui in mezzo, sull'anima, vorrei mettere qualcosa che poi, incrociandosi fra alfa e omega, generi questo genere di ramificazione. E quindi vorrei qualcosa di molto neutro e che stimoli il ragionamento. Anche perché poi la mia anima era proprio il fatto che io fossi un modello di analisi predittiva. E infatti, algoritmo, modello di analisi predittiva. Ma sì, ma esatto. No, esatto, facciamola semplice. Map. Esatto. È bellissimo! Sì, c'è. Che tra l'altro è una mappa. È bello. È una mappa vivente. È la pelle fatta mappa. Cavolo, giochiamo solo un'altra sessione di Star Wars. Invece tu, Dan? Sì, io ho due filoni in mente. Uno che può essere... Dave. che può essere, non so, una persona sempre a disposizione, servizievole, come il piccolo... che fa fare la cosa, sempre sorridente, che fa la cosa, okay. Oppure una cosa legata alla curiosità, cioè voglia di sapere, che vuole sapere, mettere il naso un po' in tutto, perché vuole proprio da animaletto, esatto, curioso. sì esatto. Quindi esploratore. Allora considera che giusto per quando poi sceglierai il job, beh certo, c'è anche potresti il seek. Allora c'è, vabbè, diciamo che ci sono sia dei job più legati all'esplorazione, allo scouting e tutto il resto, e c'è anche invece quello che aiuta gli altri. Oh, quindi, okay. Quindi potresti, cioè, una strada piuttosto che l'altra potrebbe anche avere declinazioni interessanti sul job. Ok. Sì, no, non saprei come tradurlo in una parola. A me era venuto tipo cucciolo, qualcosa sul fatto che sei un cucciolo. Però dipende se tu te lo senti così. Nel senso, se tu vuoi viverlo come innocente esploratore o come... No, non è che è innocente, è carino, sono due cose diverse. Ok. Esatto, sei kawaii, sì. Ma perché, cioè, sfrutti questa cosa di essere kawaii? Oh, quello potrebbe essere una consciamente, definizione consciamente. Pensato, è vero? Vabbè sì, cioè, ci può stare. Perché i gatti sono carini e lo sanno, eh? E ne abusano. Brutti stronzi. No, non mi piace come declinazione, mi piace come declinazione così, che sia kawaii ma che, ci marci sopra. Poi okay. non per forza per fare robe cattive, però certo. Sa che con gli occhietti da gatto stivale può cavarsi. Sì, no, mi piace come idea. Come la traduco? Kawaii. Sì, l'importante è che tu sappia. Se sappiamo, perfetto. Kawaii col punto di domanda? Kawaii col sorrisino. Esatto, no, col sorrisino. Kawaii con le orecchie. A questo punto, dopo aver segnato quello che è la vostra anima, ci sono i primi tratti. I primi tratti sono le parole breve frasi, che voi sapete benissimo, un po' come in the end tutto, che corrispondono a qualcosa che la matricola sa fare, che ha studiato o per cui è semplicemente portata. E poi, ovviamente, un tratto può anche rappresentare un oggetto iconico, un animale fedele, o il rapporto con qualcuno che per voi è importante. I tratti possono essere messi in gioco durante le prove, come voi ben sapete. Quanti? Allora, qui come prime prove 4. Se ne segnano 4. Qua sotto.
quelli, esatto, quelli vicini quelli al vicini cuore. A, esatto, al, al vostro cuore, anima e stirpe. Che formano un cuoricino, un come cuoricino. Forma sulla scheda, per chi non ce l'ha, esatto, presente. Il quello... cuore rosso di Cotra. E possono essere oggetti, possono essere aiutanti, possono essere frasi, modi di dire, esatto, competenze appunto che tu hai acquisito. Ovviamente, nel senso, se volete aspettare, si può scegliere il job e poi definire totalmente la cosa. Però se avete già in testa qualcosina, potete anche segnarlo. Vedete voi. Sì, che forse ha, ha senso non farli sovrapporre con tipo core o cosa del genere. Esatto, cioè cose che esulano. Meglio compilare il resto. Sì, sì, anche secondo me. Ok. Ci può stare. Allora, passiamo a quello dopo, meno... A meno che il passo successivo è segnare il difetto. Il difetto ovviamente è un tratto che può essere messo in gioco come dado di una prova, ma come l'eredità comunque un effetto meccanico, oltre che di arricchimento della personalità della matricola. Il difetto rappresenta qualcosa che può mettere in pericolo la matricola e che ne rappresenta un punto debole più che un punto di forza. Ok, quindi il difetto è quella cosa che è caratteristica del, del personaggio, ma lo metto in difficoltà. E può essere tendenzialmente una questione fisica, di carattere o anche sociale. Ah, vabbè. Quindi per dire, non so usare la mia forza, o non so controllare il mio cuore, agisco senza pensare, non so quale popolo appartengo, voglio essere migliore di chiunque altro. Il mio potrebbe essere qualcosa tipo... Lo fanno perché sono io o perché mi chiamo così? Nel fatto che appunto lei, perché è una lei, mi piacerebbe che avesse questa cosa che appunto lei ha un core e in realtà ha un destino fortunato perché nasce da una famiglia nobile e ha un core che la destina questa cosa, ma non, non sa mai se i suoi amici sono suoi amici o se li ha involontariamente indotti oppure semplicemente rispetta il nome della sua famiglia e quindi gli sono... Adesso trovo magari il modo di contrarlo in una cosa più... Me lo merito o sono esatto, io? Esatto, stavo pensando... Cioè, è davvero merito mio? È davvero, è davvero merito mio, sì. Bello. Io ho messo voglio essere una persona e non è che mi riesce molto bene questa... Sì, beh, il, poi il archetipo è quello, se ci pensi. Il dottor Merlin Geppetto. Sì, volevo un bambino e cominciò a lavorare di sega. Allora, io voglio essere una persona nel senso che appunto non, io mi sento... Probabilmente è da poco che ho un corpo e non è che mi riesca molto bene questa cosa, però la soffro perché io non sono non è che ho raggiunto l'autocoscienza e adesso ho bisogno di un corpo da abitare. No, io proprio ho detto fatemi vivere, cioè nel senso non voglio stare da solo. Il fatto è che nel momento in cui poi mi trovo ad avere a che fare con le persone non è che sono granché abituato e soprattutto loro mi trattano molto, non tanto da Android, ma proprio da intelligenza downloadata in un corpo artificiale, e di conseguenza questa roba mi fa un po' soffrire, a volte mi fa un po' ragionare poco. Il mio difetto, vuoi andare su, dai? No, vai. Okay. Sto pensando un'altra cosa. È accondiscendente. Perfetto. Beh, sì. Certo. Ci può stare. Perché viene comunque da una stirpe di donne forti ed è sempre stata abituata, tra virgolette, a obbedire, a seguire quello che dicono gli altri. Quando poi si è trovata a dover interagire magari con coetanei, eccetera, non è molto abituata a farsi amicizia, eccetera, e quindi cerca di compiacere un po' gli altri, dandogli sempre, dicendo sempre sì o comunque seguendo quello che dicono gli altri. Poi dato anche il cuore dell'acqua che tiene ad adattarti ai contesti, certo, a essere fluida. Certo. Sì, sì, sì. Allora, io ho messo non puoi dirmi di no. Nel senso che il fatto di voler sempre tendere con tutti fa sì che non appena non si fa una cosa che va bene mi girano le balle. Quindi ovviamente. Se ti dicono di no ti sì cazzo ti perma, cioè, in realtà il primo è messo permaloso, però non puoi dirmi di no, forse si declina, sì, comunque si declina quella roba lì in modo più insomma esattamente. Io andremo molto ma d'accordo. come sempre Sera, d'altronde non so, sto pensando se farlo maschile o femminile questo personaggio qua, perché se no potrebbe essere neutro. Esatto. Farlo neutro, anche è vero. Vabbè, quello. Io tra l'altro ho cambiato la mia anima in generazione. Sì. Mi avevano offerto delle lasagne. L'avrei fatto anch'io. Sì. Infatti, ho venduto quella di Claudio. L'avrei fatto anch'io. Ho messo generazione d'oro. Nel senso che lei è quella che la famiglia aspettava per tornare al posto che le spetta. Quindi ancora di più. Bene.
quindi ancora più pretesa di... Nel senso che la famiglia Biancofiore non è così potente, sì, certo, e famosa, ma suo padre ha detto: questa è finalmente la figlia che ci farà tornare grandi, mi raccomando, non puoi sbagliare. Esatto. Grazie papà. Come umano lei. Ok, a questo punto è delicatissimo. Si parla così lei. Sì. A questo punto segnate le nemesi. Le nemesi è una persona o una cosa che ha lasciato un profondo segno negativo nella vita della matricola. Potrebbe essere l'uomo che ha ucciso suo padre, di tutti voi, la fame che ne ha tagliato. Cioè, uno che ha ucciso il padre di tutti. Beh. È la nemesi di tutti. Sì. Certo, tutti i fratelli, fratelli e sorelle. La fame che ha ucciso vostro padre. No, non è vero. La fame che ha attanagliato le viscere quando vivevate in strada. No, tu no. Dottor Merlin. Vabbè, sì, per te. Dottor. Esatto. Me la faccio facile proprio. Beh, è Merlin, perché mi ha creato lui e poi si è disinteressato come i suoi 6.000 cazzo di esperimenti, e quando io ho cominciato a funzionare peggio mi ha detto: sì, vabbè, puoi andare a studiare, chi sei tu? Qual è il tuo nome? Io lo odio. Perché voi dovete sapere che è il Geppetto che non mi ha mai cresciuto, brutto. Claudio odia Merlin in vita vera, cioè Claudio ha spinto per poter fare questa cosa. Sì. E tenete conto che ogni volta che ci sarà in scena la vostra nemesi, voi ne sarete influenzati. Quindi scegliete una nemesi, come nemesi qualcosa che spinga la vostra matricola ad agire con coraggio nonostante le avversità. Certo. Quindi ovviamente può essere una persona, una cosa, un ideale, può anche, proprio anche lì essere tipo l'ingiustizia o l'autorità, Zenigata. Cioè che ne so, tipo un Saxon potrebbe avere come nemesi Britain. Fantastico, sei un idiota. Oddio. Ok, quindi Nemesi, Serena, sì, Nemesi. La mia Nemesi è il bullismo. Bellissimo. Cucinasco. Guarda qua, io ho scritto evidentemente Alpaca e Omegna. Omegna, sì. Sì, Bucina, cioè il bullismo. Nemesi è Cernusco sul naviglio. No, è Omegna perché c'è Alessandro Savino, genitore del ruolo, c'è Alessandro. Okay. Bello, bullismo, vabbè, nel senso non ha bisogno di descrizioni. No, esatto, perché... quando appunto la mia matricola è affrontato il mondo fuori dall'isola, è arrivata probabilmente all'accademia, era molto timida e introversa e ovviamente è stata un po' bullizzata dalle coetanee più vecchie. È il momento fascinose e popolari. Ma che poi se è interessante il tuo personaggio, perché di solito i Saxon sono quelli, sai, antichi, gli Avaloniani, pardon, sono quelli che se la tirano un po'. È un po' elfi della situazione. Invece, al contrario, tu sei super disponibile, non vuoi. Cioè, nel senso, non. Lei è la nerd di Avalon. Sì. Che figata. Ma perché mi hanno fatto così? Sì, no, ma va benissimo. Perché non dirò a me, guarda. Okay, allora, io ve l'ho messo presunzione, ma in realtà probabilmente anche questo personaggio sarà un po' presuntuoso. L'ingiustizia. Ok. Sì. Quando che andremo molto. Cioè, in generale, quando vedi una cosa. Sì, cioè, io perché mi sono fatto tutto un viaggione mentale, no? Nel senso che tra i tratti di prima, io ho visto che c'è stata qua di animale, ho messo che lui c'è un pet, no? Questo personaggio qui, mm-hmm. no? E quindi io come nemesi in realtà pensavo a. Cioè, la storia che aveva trovato questo un cricetino, una roba del genere, mm-hmm. abbandonato, e qualcuno l'aveva abbandonato. Quindi quello potrebbe essere la sua nemesi. Mi sembrava un po' troppo narro come roba, la metto l'ingiustizia in generale. Che quindi questa cosa si ripercuote su di esso quel che l'è, rendendolo sì. suscettibile all'ingiustizia. Sì, ma senza considerare che se poi Alice la volesse portare in gioco e decidesse che ingiustizia è un cavolo di knight con dentro un super cattivo che poi si manifesta, sì. Cioè in realtà si fa. Seconda sessione. Esatto, subito così, pronti via. Cioè, più che altro è l'idea qualcuno che ha il potere, che fa qualcosa di negativo per chi è sotto. Sì, ok, quindi quel il sopruso. E bravo. Stavo pensando, è più una roba contro i deboli ti dà fastidio. Sì, esatto, bravissimo, mi mancava sopruso, perfetto. Eccola lì la parola giusta. Ok. Dottor Merlin. Dottor Merlin. Sicuramente Dottor Merlin. Perché vabbè, sta dinamica è vero anche che l'ultima volta con Seal ho fatto anche lì Dottor Merlin. Era Morgan che alla fine però l'ha deciso Claudio, che in realtà mi aveva creata. No, tu l'avevi detto. Oh. Vedo dei pattern. Vabbè, allora facciamo. Però bene, nel senso non era Merlin, era lei. Per tenere il tema, ma cambiare un pochino, cioè quindi tenere comunque che la tua nemesi è appunto il fatto di
non aver avuto una valorizzazione per quello che sei, giusto? Era questo il senso? Cioè, sì, beh, io, allora io ho messo Dr. Merlin per... In realtà sì, è un po' semplicistico, mi piace poco, no? Facciamo una cosa diversa. Continua a dirmi. Cioè, da come l'hai descritto, lui appunto ha una... Lui, o è Dagonet, non so se lui... No, no, io sono un lui perché mi hanno, come si dice, mi hanno trattato in modo neutro, perché hanno detto, vabbè, siamo intelligenza certo. artificiale, invece ho detto, no, sono, io sono, cioè nel senso... Ti sei definito come maschio. Sì, mi sono definito come maschio perché voglio essere... Come una persona, sì. Come il più possibile limitato come persona, quindi non certo. mi sono neanche dato la possibilità. Probabilmente lui non ce l'ha un'identità di scritta, genere, certo. di genere, però se, anche se magari non è ancora convinto, se l'è data. Certo. Mm-hmm. Beh, oddio, la Nemesi potrebbe anche essere qualcosa riguardante il fatto che tu ti riconoscono come un android e non come un essere umano. Può anche essere una questione. A me piacerebbe metterci qualcuno. Qualcuno. Qualcuno, perché oh, così. Può anche essere un altro android, può un essere razzista. Un professore della scuola a cui sei stato affidato? Esatto. Nel senso, il tuo custode, quello che poi dovrà dire. Giudizi verso gli android. Allora. Domanda: tu sei all'interno del round perché collabori ancora con Dottor Merlin nel contesto? Io penso di essere stato. Di aver ottenuto di fare il primo anno come matricola, uh-huh. Però è molto probabile che mi utilizzino ancora per robe, esperimenti, perché probabilmente è una specie di patto, cioè io gli ho detto, io tipo distruggo le mie funzioni, a meno che non mi lasciate fare questa cosa. Quindi la mia nemesi potrebbe tranquillamente essere... però vedi, di nuovo, se faccio tipo il capo del gruppo di sperimentazione, che poi è anche una professoressa, un professore, faccio di nuovo Morgan. Però solo che sei una persona, purtroppo, nel senso quello... Vabbè, però aspettate, in realtà io la mia nemesi... Aspettate, lo so. Può anche essere una cosa. No, aspettate, no. Invece, allora, è un signore della guerra Saxon. Ok. È un signore della guerra Saxon. È un segreto che sia la mia nemesi, perché una parte delle conclusioni che ho elaborato è che se io non mi fossi, se io non avessi fatto l'esperienza di una persona, se non avessi vissuto il mondo, questo signore della guerra avrebbe raso al suolo il round e io non avrei potuto in nessun modo sventare questo evento. Ok, quindi tu vivi comunque col fatto che stai facendo questa cosa per evitare il... Esatto, lo chiamo Agrovain. È uno dei tanti possibili. Dei tanti. Sì, sì, sì. Cioè, nel senso, io non l'ho neanche mai incontrato, però io so che è mio nemico perché è una delle cose che mi ha spinto a mettermi nei panni di una persona. Va bene. Allora, io la prima minuta era conseguenze, inteso come ogni volta che una situazione di tensione può avere delle conseguenze per me, è particolarmente stressante, nel senso che io da un certo punto di vista voglio che ci siano delle conseguenze, perché sono abituata a non sentirle, perché il mio nome, il mio core e tutte queste cose me l'hanno fatta scampare, o comunque spesso fatta scampare, ma allo stesso tempo sono terrorizzata da cosa succede, perché non ho mai sperimentato. Quindi conseguenze inteso come subire le conseguenze delle mie azioni, più in questo senso che come le conseguenze in generale. Quindi si parla di conseguenze belle pese, cioè nel senso, perché comunque... Sì, allora... Sì, perché essendo una nemesi deve essere... Cioè, per me è chiaro che allora, le conseguenze di un litigio con una persona mi portano fino a un certo punto, se quella persona non è particolarmente importante per me, ma... Facciamo... Chiare il nome della tua famiglia. Ma, certo. Esatto, cioè, le conseguenze inteso come tutto quello che si scatena da quello che io faccio. Ok. Quindi è proprio il peso di essere al centro dell'attenzione. Ecco. Il peso del nome che porta, quindi poi non so come renderlo meglio, però il senso è quello, però... lascerò conseguenze, sì. Per siamo capiti. Intendo sì, quello sì. Sì, ovviamente, nel senso, se io descrivo una scena, una situazione tale per cui tu dici questa qua è la mia nemesi, certo, esatto. Lì, ecco. Sì, esattamente, perché... ma anche soltanto banalmente c'è da rompere una regola, per me quasi sicuramente se è una cosa grave entra in gioco la nemesi, perché certo. Comunque se mi beccano cosa succede, sì, qual è la conseguenza, esatto. Poi ok, a questo punto andiamo sul job. I job ce ne sono ben 15. Quindi adesso vi vado a dire, c'è l'alchemist,
ovvero l'alchimista è quello che praticamente utilizza le spie del drago, le particelle drago, come le chiamano gli scienziati, che è la fonte di energia di Britan, e il compito dell'alchimista è trovare i metodi alternativi con cui alimentare Knight per migliorare la vita attraverso la ricerca. Quindi è legato proprio alla ricerca, l'utilizzo appunto del respiro del drago, i temi da esplorare sono penso il progresso, scelte difficili, i tratti consigliati a sperimentare, ricerca, eccetera, eccetera, eccetera. Poi abbiamo l'augur. L'augur è... mi sono persa il tempo. No, a differenza del champion, che cercano un'applicazione marziale del respiro del drago, gli augur cercano un equilibrio con esso. Il compito di un augur è di indagare e capire a fondo il respiro per arrivare a comprendere la natura stessa di Britan. Quindi i temi da esplorare sono l'equilibrio del mondo, la magia naturale, i tratti consigliati sono natura. Un po' druidici, quindi, come esatto, approccio. E la nemesi sono, che ne so, progresso, eccetera, eccetera. Una cosa che per me è molto vicino a quello del personaggio di Dan. Potrebbe. Però potrebbe. Non necessariamente. Esatto, io avevo già visto una cosa che... Ci sei, eh? Poi c'è il cadetto. Il cadetto che è, diciamo, il job più semplice legato che una matricola potrebbe scegliere. Sono le matricole che non hanno ancora scelto qual è la loro strada. Sono quelle che hanno l'impegno. E, esatto, il compito del cadetto è di apprendere le basi per pilotare il Knight e sviluppare un'affinità adeguata. Sono poi i tasso rossi di Harry Potter. Sì, i miscellaneus. Esatto, i temi da esplorare sono essere il migliore, superare i propri limiti, i tratti consigliati sono pilota, studente, addestramento. Ecco, sono proprio la base. Poi abbiamo i champion. I champion sono coloro Mirano. Sono coloro che seguono questa strada, sono i più eterogenei e estroversi, sono abili con la spada quanto con la magia. Il compito del champion la magia. È di trovare metodi e tecniche più adatte all'usare il respiro in ambito marziale, quindi combattere allo stremo, la vita della spada, gli schiaffi forti, magia elementale, insomma, schiaffi carismatici, picchia insomma. Poi abbiamo l'hunter. Un hunter non è solo chi è addestrato a trovare selvaggine e catturare le creature del bosco, vuole assicurare la giustizia ai criminali. Quindi il compito di un hunter è addestrarsi e seguire colpevoli per consegnarli ai cavalieri che li giudicheranno e condanneranno. Temi da esplorare sono la crudeltà della società, la solitudine, la vendetta, poi tratti consigliati a trovare tracce, arrangiarsi, aspettare il momento. Sasuke. Ah, questo, il Jester è secondo me per quanto mi riguarda è l'illustrazione più bella del mondo. Ah sì, è vero. Si dice che una risata ci seppellirà, ma il vero motivo è che un bravo Jester è in grado di infondere coraggio nei propri compagni. Il compito di un Jester è di alleviare le sofferenze dei compagni mentre fa desistere gli avversari abbattendo lo status quo. Quindi ridere. La risata è una medicina, sono solo un comprimario. Tratti consigliati, infondere coraggio, abbattere il morale. Quindi è una specie di giullare divertente, ma che fa cose, ecco. Poi abbiamo il Paragon. Poi abbiamo il Paragon. Il Paragon sono i seguaci della spada divina. Credono fermamente che la titanica spada che si vede da tutta Britain sia il segno che gli dèi hanno scelto questo mondo come loro preferito. È proprio una spada piantata, esatto, nel pianeta. Ed è grossissima, cioè nel senso. Si vede da tutto il pianeta. Esattamente. Non si sa chi l'abbia messa, però. Io. Era il mio nemesia che non riesco più a alzarla. Poi il sacro compito di un Paragon è di esorcizzare il male e difendere Britain. Un paladino, per dirlo in termini. Il mio potrebbe essere un Paragon in realtà. Ci vedo. Perché ho deciso che ho una sacra missione. E più che altro, esatto. Sì. I temi da esplorare sono i peccati dei padri, che potrebbe essere Merlin. Ultima speranza, la purezza. I tratti consigliati sono magia divina, ultima speranza, cacciatore di demoni. Non posso farlo. Poi ci faccio un patto, però tratti di obbligatorio. E poi una nemesi è demone, so se vuoi. Allora, vabbè, se poi ci posso fare un... No, è demona quella dei gargoyles. Poi abbiamo il seeker. Un seeker è un girogavo.
la mia dislessia, che fa del mondo stesso la sua dimora, alla ricerca di conoscenze dimenticate e verità nascoste. Ma non ci fai in casa mia, il mondo stesso è la mia dimora. Ma guardi, veramente, questo è il mio bagno. Il compito di un seeker è di viaggiare e scoprire la verità sul passato di Britain, esplorando le rovine e recuperando manufatti. Dice: i temi da esplorare sono usare la testa, non la spada, trovare colpevoli, dovrebbe stare in un museo, tanti consigliati, indagare, risolvere enigmi e scoprire la verità. Diciamo che se non fosse stato per il Jester, forse sarebbe potuto essere uno. Sì, esatto. Però... ricordiamoci che abbiamo due job, eh? In sei sessioni magari ce lo prendiamo il secondo job. Sì, ah, sì. Sì, ma certo. Ma che cade, certo. Noi abbiamo lo Slinger, che siano pugnali da lancio, frecce, proiettili o cannoni al plasma... Lo Slinger potrà farne lui li lancia buon uso. il suo compito è agire dalle retrovie colpendo da lontano per offrire fuoco di copertura. Okay. Poi i temi da esplorare sono i lavori sporchi, solitudine, pistole, disonore, tratti consigliati, mano lesta, vista acuta e solitario. Okay. Questo è carino. Con le carte, esatto. Ed è subito lo Squire è bello. Squire, che sceglie di diventare Squire, decide umilmente di mettersi al servizio dei suoi compagni, evitando di mettersi in bella mostra. Difesa, aiutarli nel momento di bisogno e ricordare loro i dettami dell'Accademia: servire e proteggere, essere umili, codice cavalleresco, poi difendere, sopportare. L'unica cosa che ti dico è non fare di nuovo Cody. Ah, sì, vero. Cioè, oddio, non sarebbe un problema in realtà, sì, però l'ho interpretato. Certo. Poi abbiamo il Summoner. Britain è ricca di creature che vivono nel flusso del respiro e che si manifestano solo quando le particelle dragon sono sufficientemente concentrate. Il compito di un summoner è di studiare queste creature per imbrigliarne il potere. Vi prego, non fare il summoner, non ci sono demoni in questo. Poi abbiamo... Non sono demoni ancora. Vedere oltre il velo, i mostri siamo noi, talento pericoloso. E poi scusami che anche Sealer è un summoner. Infatti, noi non ce la facciamo fare. Tratti consigliati, esoterismo, manipolare le radiazioni, domotori di mostri. Tratti consigliati, Claudio. Tactician potrebbe essere, Tactician. A parte che è potentissimo. Tactician è quello che si tocca gli occhiali. Esatto. In un mondo perennemente in conflitto, se per trovare compromessi tra le parti, evitando inutili spargimenti di sangue vitale. Il compito del tattico il tattico. Sì, il tattico, grazie. E di appianare le divergenze sia interne che esterne al regno. Risolvendo i conflitti. In realtà ci può stare molto anche su come è stata cresciuta. Nel senso comunque comprendere il diverso, ferisci più la pezza. E poi conseguenze. Empatia, strategia. Tattico. Esatto. Sì, per ora è quello che mi ispira di più. Poi abbiamo il Templar. Però sono votate alla luce della spada divina. I Templar sono votati al perfezionamento dell'autosacrificio. Quindi il compito di un Templar è di essere l'ultimo baluardo del regno, pronti a tutto, compreso sacrificare la propria vita. Quindi senso di colpa, martirio, magia proibita, dolore, sacrificio. In realtà anche per te essere un Templar, anche per te, infatti, stavo pensando Templar. Molto. Finiamoli, poi adesso facciamo la. Poi c'è il Taumaturgo, il mago. Esatto, questo qui sono destreggiarsi con i vari tipi di energia, arrivano a capire le radiazioni del respiro a un livello molto profondo. Questo è il mio. Di che stiamo parlando? Poi abbiamo il Tinkerer, che è l'inventore. Costruttore, a riparare apparecchiature guaste, sviluppare nuove tecnologie, riparare ciò che è rotto, curiosità pericolosa, riparare senza pratica inventore. Io non farò il Tinkerer, perché ci potrebbe stare in maniera molto stereotipica, ma in realtà preferisco votare a qualcos'altro. Esatto, perché è fatto molto filosofico per ora, più senso secondo me. Allora, io potrei essere un Paragon, potrei essere un Templare. Allora, io o Templare o Tattico. Però, e siccome entrambi sono viabili, se uno di voi fa uno di questi, per varietà, scelgo l'altro. Secondo voi è meglio per me? Allora, io ho in mente, cioè, io sei bene sia con il Paragon che con il Templare. O anche come Champion, in realtà. Però Seal era un Champion. Sì. Sai cosa? Secondo me un personaggio meno fisico è più carino con il concetto. Nel senso che è vero che tu poi sai, c'hai il corpo cibernetico, c'hai il calcolo delle mosse, ci può stare che abbia un'abilità anche marziale molto alta, però... Allora, vediamo. Poi, sinceramente non mi ricordo esattamente i job cosa fanno, sto andando molto sulla parte di ruolo, sinceramente, Allora, sulla meccanica in sé. Il Templar. Anzi no, io l'accendiamo. Tactician.
Ok, perfetto. Allora, fatemi vedere il paragon. E lo Claudio sceglie. Partiamo con il... Cos'è che hai scelto alla fine? Jester. Ok, Jester. Ti dico i... È più forte di me. Le tecniche... la tecnica base. La tecnica base è costume. Hai sempre un è proprio per quello che l'ho scelto. Hai sempre un costume nello zaino e tutto l'occorrente per mascherare te e i tuoi compagni. Quando usi i tuoi costumi per passare inosservato o per attirare l'attenzione, puoi trasformare una conseguenza in un successo spendendo punti limiti pari alla potenza della minaccia. Ah, lo spazio martello. Poi ti posso dire anche la tecnica sovraccarico. Beh, c'è qua il manuale se vuoi, così quello meno, non, segni, sì, sì. Ma li prendiamo già tutte subito? O allora, per adesso è quella base, quella avanzata sarà dopo. Quella sovraccarico? Sì, non sei sovraccarico. Sovraccarico, esatto, non sei sovraccarico. Quindi quella base e quella sovraccarico sì, sono da segnare. E poi vabbè, quella del night è quando siete sul night, lo potete usare. Ok, quindi però ce l'abbiamo... Sì, ce l'avrai fatta quella... night. Sì, esatto. Esatto. Okay. È la tecnica avanzata che si prende dopo, quando si sbloccano le memorie, se non sbaglio. Sì, sì. Sbloccano, non mi ricordo se la... Seconda memoria. Sì, poi dopo andiamo a vedere. O tutte le memorie, forse, non mi ricordo. Poi, quella di sera che tu hai detto, il taumaturgo. Sì, la tua tecnica base è Grimorio. Nei tuoi appunti c'è sempre qualcosa di utile per risolvere la situazione. Quando effettui una prova, consultando attivamente i tuoi appunti, puoi considerare il Grimorio come un item, senza doverlo segnare in uno degli spazi del tuo curriculum. Quindi l'item è di solito da un bonus, ok? Tu non hai un item in, è come se avessi un item in più, a conti fatti. Sempre con te, perché di solito l'item tu devi dire, devi scriverlo. Che ce l'hai quella cosa, se non è scritta non ce l'hai. Ok, quindi è un po' la borsa conservante magica che mi fa comparire le cose che mi servono. Yes. Sì, esatto, sì, sì, sì. Però io l'avevo scelto per quella avanzata, che era bellissima. E quella avanzata ti arriverà poi. Va bene. Non si sa se ce la... Se ce l'arriviamo. Non lo so. Ah, lo puoi... Guarda, non è difficile in realtà. Lo metto come tratto. Tanto ho deciso quando sbloccare le memorie. Invece, già con cosa che avevi scelto alla fine? Alla fine vado col tactician, il tattico, per dirlo all'Alice. Tactician. Tecnica base, genio strategico. Quando spendi punti limite per aggiungere un D12 alla prova di un'altra matricola, puoi aggiungere lo stesso numero di D12 anche alle prove di un'altra matricola te compreso. Cioè, quindi posso solamente aiutare due persone, esatto, di cui una posso essere io. Senza spendere però altri punti limite. Certo. E infine io ho fatto il templare, perché ho visto fra i due, ho visto le tecniche, e il templare è molto più vicino a quello che devo fare io. Certo. Okay. Il templare ha come tecnica base no pain no gain. Ogni volta che subisci una ferita, il primo successo che otterrai sarà considerato un trionfo. Nel caso tu ottenga uno più trionfi nella tua prossima prova, puoi contare un successo pieno extra e spenderlo come spenderesti quelli ottenuti con i dadi. Poi gli altri, sacrificio, visione di morte, cioè è proprio molto in linea con quello che ho raccontato. Bene, allora mi sembra che dopo il a questo punto, i se tratti, volete ritornare ai tratti, dato che non avevamo segnato, io li ho già fatti. Di fianco a Alfa ho messo fondamentalmente ottimismo e intraprendenza. Sì. E di fianco a Omega ho messo pessimismo e cautela. Ok. Il Templar ce l'ho su pessimismo. Anch'io infatti stavo pensando da che parte mettere, perché sto cercando di capire come sviluppare la scheda con i tratti. Probabilmente il Paragon, se lo sbloccherò mai, lo metto come job di sinistra, quindi sull'ottimismo, perché il Paragon guarisce. Classico lavoro di sinistra, Paragon. Ma non diventiamo politici. Ah, quando pensavo lavoro di sinistra. Vabbè, scusate, è un podcast, non si vede. Si può fare. Ha fatto un gesto bruttissimo, che non ho mai fatto in vita mia. Salutare. Non è un gesto. È salutare anche. Sì, salutare. Come si mantiene la vista? Esatto. Comunque, allora, quattro tratti. Nina, Pinta e Santa Maria. Ma sono tre già, come stai zitto. Nina, Pinta e Santa Maria e non saper contare quanto. Sono io. Matt Lerner. Amico di God Lerner. Sì, faccio musicata d'ascensore. Allora, ovviamente, poi vabbè, qua c'è segnare il limite sovraccarico, però iniziamo con quelli che sono i... primi 8 punti di base, più quello del nome. Certo. Esatto. Poi man mano che aggiungeremo le memorie giocando aumenta il limite a cui puoi arrivare. Esatto, puoi arrivare.
Il Knight in questo momento non ce l'avete ancora, lo segneremo poi, così come anche il Frame. Vi chiederei se a questo punto avete delle affinità, magari. Ecco, già. Una cosa, giusto perché Dan e Serena non hanno mai giocato. No, è vero, Serena ha giocato, Dan non ha mai giocato. No, neanche Serena ha mai giocato. No, non ha mai giocato. Allora, il limite come funziona? Voi avete un tot di punti limite. Per adesso i punti limite che avete arrivano a 3 oltre il vostro limite, che è quello nero, perché avete anche il nome. Man mano che sbloccate le memorie, il vostro limite si alza. Ok? Praticamente, o meglio, il limite rimane sempre identico, ma il sovraccarico aumenta. Esatto, il sovraccarico aumenta. L'idea è, come nei shonen giapponesi, dare tutto oltre il 100%. Andare oltre quello che avete, perché negli anime giapponesi chiunque dà tutto quello che ha. La cosa interessante, si fa interessante quando si va oltre a, quello certo. che, a tutto quello che si ha. L'idea è che quando voi spendete punti limite, per farvela breve, ottenete dei bonus. E quindi migliorate il vostro tiro, certo. o ottenete delle cose. Oppure li potete spendere anche per attivare le tecniche. D'accordo? Cosa succede però quando voi superate il limite e andate in sovraccarico? I dadi che tirate, tutti i successi diventano trionfi, tutti i fallimenti diventano disastri. Quindi diventa tutto estremizzato. Certo, una situazione limite. Ci sono anche tante tecniche, tanti poteri, tante capacità che si attivano quando siete in sovraccarico, oppure delle tecniche che quando siete in sovraccarico cambiano faccia e si estremizzano. Quando voi finite i punti che avete di sovraccarico, quindi in questo caso andate di 3 oltre il vostro limite, svenite, cioè nel senso andate fuori scena. L'idea è proprio quella di giocarsi i personaggi oltre il proprio limite, come si fa nei classici shoppo. Sì, esatto. Io stavo pensando un tratto, posso avere, l'ho pensato in inglese, my own background music? Sì, perché no? Ok. C'è il momento in cui tu hai la tua, proprio certo, cioè proprio la situazione parte la mia colonna sonora, io faccio lo spiegone in cui in quel momento mi piace moltissimo, è molto bello. Sì. Tipo Yagami Light. My own team, ecco. My original soundtrack. Come Kronk. Esatto. Che poi gli altri la sentono. Cioè, certo, assolutamente. Sì, certo. In quel momento proprio... Sto parlando di Rihanna. Comunque, vabbè, il spingere il proprio limite può permettere di aggiungere di 12, come dicevamo, una prova, trasformare una conseguenza in un successo, attivare una tecnica, usare il respiro per compiere azioni non banali sfruttando il core, aiutare un'altra matricola. Yes. Quindi questo è quello che... Poi si vedrà cosa vuol dire vedrà. Questa roba. Mentre sulla questione dell'affinità, l'affinità essenzialmente è l'avere un legame e un sentimento nei confronti di un altro PG o PNG. Questo significa che sono sentimenti che possono essere dal rispetto, sensazioni di rispetto, una bromance, una romance, un enemy to friendship o enemy to enemy, cioè proprio esatto, semplicemente cioè una... Tipo Shinji ce l'aveva con Kaoru, si chiamava, non mi ricordo, quella specie di angelo, ma ok. Non guardo gli anime. C'è da dire una cosa, perché ce ne sono due? Perché si possono avere al massimo 10 punti di affinità con qualcuno. Sì, esatto. E dato che si è adolescenti, sono cose che a seconda delle situazioni, di quello che capita, quindi ti trovi in una situazione imbarazzante, fai qualcosa per lui, lui ti salva la vita, tu gli salvi la vita, cose del genere, possono variare nel corso del tempo. Per esempio, Shinji ha dei punti affinità con Rei e con Asuka. Che variano il periodo, okay. Certo. E l'idea è che il massimo totale che si può avere è 10, quindi se tu hai due affinità non possono essere a 10, 1, 9, 2, 8 e cose del genere. Certo. E più punti affinità hai con qualcuno, più ci sono delle cose che tu puoi fare, cioè a un certo punto il nome di quella persona diventa un tratto che puoi spendere, a un certo punto lo puoi salvare una volta da morte certa e cose del genere. Ok. Ovviamente questa cosa può anche nascere poi in gioco. Sì, esatto. Io infatti non penso di partire senza, perché non ha mai avuto una vera affinità con qualcuno. Proprio per il fatto che le serie dovrà costruire... Stessa cosa per me. Cioè, sì, in realtà siamo tutti disadattati come tutti gli anime giapponesi di anime. Esatto. Cioè, sennò chiaro, no? Cioè, sennò cosa siamo qua a fare? Sì, l'affinità può essere aperta per un PNG o per un PG. Certo. Ok, avete un po' di... Mi mancano un paio di tratti, ma li posso mettere man mano, non c'è problema. Io ho messo anello di famiglia, nel senso che mi porto dietro, cioè che mi è stato consegnato come sembra, quindi può essere un vantaggio
Ma mi ricorda sempre, sono sempre su quello picchia questa scena. Ok, allora, meno male, questo è la fine del fare il personaggio. Ah, il Knight? No, ah no, c'è giusto. No, il Knight è dopo. Stupido, hai ragione. A parte che nella definizione del Knight è il nome e il tipo di frame certo. E le tecniche sono super sborone. Esatto, le tecniche, quindi conseguenti sì, alla non dico che passerò una settimana a pensarci, però... E quello che in realtà vorrei chiedervi è un attimino se avete degli spunti o degli anime di riferimento che vi piacciono, cose magari che si potrebbero, non dico che ve le metto tutte perché se dite c'è di Escaflowne, Code Geass e messo Doro e Doro, cioè Doro e Doro anch'io, ma anche Durarara che è un altro molto Io in realtà mi adatto su quello, non ho particolari preferenze, nel senso che sono abbastanza ampio come generi che mi piacciono. Diciamo che se io potessi esprimere preferenze, mi piacerebbe appunto che il lato scolastico fosse molto, sì, molto presente. Ok, più lato scolastico. Cioè la parte delle lezioni, club, queste cose qua sono quelle che a me piacciono. Cioè che rimanga una roba da adolescenti, ecco. Ok. Che non diventi per forza il destino del mondo. Poi a noi sembrerà il destino del mondo e magari sarà in gioco. Ok. Sì, però qualcosa nel piccolo comunque, cioè... non effettivamente il destino del mondo. Magari piccole avventure, però... cioè, non sembrano il mondo, ma sono comunque dimensionate. Poi, per carità, vediamo come va. Nel senso, cioè, non la vedo una cosa tipo Final Fantasy 8. Cioè, esatto, no, cioè... no, okay, anche perché poi non abbiamo una scuola per Final Fantasy 8. Sì, però, vabbè. Anche perché non abbiamo il tempo per sviluppare una cosa così, secondo me. Non bene. Quindi anche conflitto con il consiglio scolastico. Con il consiglio scolastico, con altri studenti, tipo. Io se farò un altro studente dotato altrettanto cosa probabilmente ci sarà il conflitto, esatto, vogliamo e poi magari mi innamorerò, vogliamo le fiere scolastiche. Okay. Vogliamo il festival assolutamente, esatto. La puntata alle terme la possiamo anche scappare, la gita alle terme, sì, magari facciamo una sola puntata festival e... vabbè, adesso allora io ce la metto questa cosa, dimmi. Dio, no dai, uffa. Come porca vacca, come si chiama? Lo shonen giapponese sulla cucina. Food Wars. Shokugeki no Soma, ragazzi, sì, sì. Capolavoro. Food Wars, sì sì. Beh sì, quinta stagione, un po' sottotono. Esatto, un po' di competitività comunque ci vuole, per chi diventa il primo della classe. Vabbè, c'è appunto il consiglio scolastico. Ok. Però anche un po' di magia. Oh, magia. Ok. E i Pokémon. Pokémon no. Lui ce li ha. Sì. Effetto Madoka Magica zero. Cosa intendi con effetto Esatto, spiega la puntata di Madoka Magica. Nel senso, Madoka Magica nel senso che non c'è nessun cambio repentino di trama in cui succedono cose. No, esatto, no, abbiamo già fatto in Chrono Dogs. No, no, no. Tu non hai visto Madoka Magica? Dovresti. Poi la magica Madoka Magica. No, perfetto, ok. Allora, non diciamo niente, guardalo per preparare il trauma. In italiano. Madoka Magica. Mi pare che l'abbiano proprio localizzato. Quella magica Madoka Magica. Madoka Magica. All'inizio ti sembrerà un cartone animato di maghette. Sì, forse l'avevo visto, sì, ma... E poi c'è Kyubei. No. Quello no, più effetto Sailor Moon. Okay. Bello, sì. No, ecco, togli anche tutto, cioè nel senso, tipo, Made in Abyss e cose... No. No, vogliamo una roba bene. Allora, non per forza leggera, nel senso che ci possono anche essere tematiche intense, però... Sì, però il disagio profondo della tortura... Vorrei dormire dopo la puntata, no, esatto. Non è il tipo livello... Se no giochiamo a briscola, esatto. Cioè, tipo livello... Briscola. My Hero Academia. Senza andare troppo oltre. Ecco, My Hero Academia, secondo me, è un buon riferimento, come... Cioè, che c'è la parte scolastica, la parte anche, per carità, dove... Ah, lui affronta il signore della guerra, noi affrontiamo il signore della guerra, lui affronta il signore della guerra, la signora della guerra affronta Serena. E noi siamo dall'altra parte, tu hai il signore della guerra. Io gli dico, sì, va bene, fai pure. Esatto, e il vento d'acqua evapora. Lei, tu mettiti i tre stati della materia come tratto, assolutamente. Oh, che brava raga. Sublimazione, soprattutto. Gassoso, chissà quanto lo userà. Però sarebbe fortissimo, tra l'altro. No, non le fanno le protagoniste degli anime giapponesi. Esatto, perché hai il tratto per sopprimerla. Devi fare una prova ogni volta. Ok. Quindi la prossima volta quello che faremo sicuramente è la sigla. Quindi descriveremo la sigla, che vabbè, non la scriviamo. Uniforme, tratto distintivo, club scolastico e motto personale, quindi li facciamo la prossima volta. Ah, beh, sì, se volete pensarci nel... Sì, sì, perché comunque sì, io l'uniforme scolastica la descriverei nella sigla. Ok, giusto, ci può stare. Quindi ci sta. Anche il motto personale, così faremo il primo giorno di scuola a questo punto. Va bene. Così vi...
incontrerete per la prima volta insieme a quella che è la vostra classe. Finirà in un massacro, palesemente. Subito di... Sì, sì, sì. E bene, direi che con questo avete altre cose che volete aggiungere, no. Altre curiosità, altre... poi metterò ovviamente, cioè ci faremo magari in separazione dei temi. Certo, certo. Quali sono importanti? Devo scrivere un tema? Scrivere un tema, esatto. Okay. Mia vita round. Esatto. A meno che non avete già in testa qualche tema che volete affrontare. Temi? Beh sì, io ne ho in mente un po', però di formalizzare. Cioè in realtà viene molto, cioè sono molto in linea con quello che è già stato sviluppato. Beh, poi comunque come gioco rimane abbastanza fluida la scheda. Se uno durante la giocata gli viene in mente un tratto che non aveva scritto, vuole modificare, si può sempre fare tranquillamente. Quello che mi viene da aggiungere è che... No, non mi viene. Che vostra sai questa? In che senso? Non lo so, è già come un po' che non sei qua. È un podcast. Quello lo stanno registrando. Quello è un microfono. Quindi quello è un microfono. So che non sembra. Ecco però. Perché non vibrava. È strano, sì, è stranamente in una posizione diversa da quella che dovrebbe, ma fa niente. Poi faremo una foto e la metteremo su Discord. Sì, però con lo spoiler. Perché... Assolutamente sì. E niente, avete ascoltato SideQuest? Esatto, SideQuest. Grazie, SideQuest. Alice, che ci hai guidato in questo viaggio di formalizzazione. Questa è la sigla, tra l'altro. Grazie, mamma Alice. In giapponese. Sì, sì. Agoruti, mamma Alice. Ecco, Tiere tabis. Bello. Tiri tu bis. Tiri tu bis. Seguiteci in questo... Queste sono le pubblicità che ci sono di solito all'inizio del... Seguiteci in questa campagna breve, in questa one shot lunghissima di, come si dice, di felicità, adolescenza e disagio. Vi promettiamo questa volta, perché altrimenti ci prendiamo male noi, che non faremo il mattone come in Chrono Cross. No, l'ho chiesto apposta, perché se no vi dicevate: oh, voglio sicuramente fare una roba che poi mi manda fuori di testa. Sì, sì, sì. Io l'avevo già in testa, ragazzi, sappiate. Mandate delle mail ad Alice. Esatto. Gli ha fatto un insigma tra questa cosa. La sua mail è alicepiedini19 gmail.pt. Ricordo che quello lì è l'utente su OnlyFans. Esatto. Perché è più opera la parte di madre. Assolutamente. 19. Sì. E nulla. Ci sentiamo la settimana prossima con la roba lì. Ok. Esatto. E... Ciao. Ciao. Allora, ciao. Questo programma è sponsorizzato da Sessioni Zero.